Allora, oggi finalmente iniziamo con Instagram controlla la mia vita. Non mi sono svegliata proprio adesso perché ho finito di vedere un paio di video che avevo iniziato ieri sera, ma ovviamente mi sono addormentata. E devo dire che oggi mi sono svegliata anche tardino. Perché che ore sono? Aspettate. Ah, si è svegliato anche Christian, mi ha mandato il buongiorno. Comunque sono le 10:04 ed ora partiamo con il primo sondaggio, ovvero cosa mi mangio per colazione? Comunque ho acceso la videocamera e è iniziato il caldo torrido. Va bene. Siccome non mi piace, insomma, vincere facile, nel senso darvi due opzioni che mi piacciono, ve ne darò una che mi piace e l'altra che mi fa rabbrividire, ovvero lo yogurt greco, mentre l'altro, oddio, ho paura solo a pronunciarlo, il porridge di avena. Mamma mia, no. Io spero che non diciate porridge perché è una cosa che io non riesco a mangiare, però ho pensato che potesse essere divertente se usciva quello. Vabbè, vediamo, dai. Buongiorno, è appena iniziato Instagram decide la mia vita, quindi vi lascio qui sotto il sondaggio per sapere con cosa dovrò fare colazione. Allora, sono le 10:30, ha vinto. Ta-da-da-da. Il porridge, bene, wow. Grazie per avermi dato questa gioia mattutina, spero di non sentirmi male. Andiamo a preparare il porridge. Eccoci qui. Adesso, naturalmente, visto che non lo amo assolutamente il porridge, dobbiamo andare a vedere una ricetta da seguire. Cercheremo qualcosa a base di magari miele, sciroppo d'acero, frutta secca. Così almeno un pochino cercherò di attenuare, spero, anche se quella consistenza a me proprio fa paura. E devo dare la colpa di tutto questo a Christian perché mancava un voto per arrivare al 50 e 50. E lui sa benissimo che a me non piace il porridge, nonostante sia sveglio, non è andato a votare dopo 20 minuti dal mio sondaggio. Quindi vuol dire che non ha proprio filato il mio Instagram sapendo che stavo iniziando a registrare il video. Finiva 50-50, comunque sempre una scelta dovevo prendere, però avremmo fatto magari a pesca, avremmo creato, non lo so, una mini pesca volante, un'estrazione al PC, qualcosa avremmo fatto e magari usciva yogurt e frutta secca. Come preparare il porridge? Mettete l'avena 3-5 cucchiai, aggiungete circa mezzo bicchiere di latte scelto e mezzo bicchiere d'acqua. Portate a bollore e fate cuocere circa 4-5 minuti mescolando il porridge frequentemente finché la pappa di avena non ha raggiunto una consistenza cremosa. Non è troppa questa avena. Mezzo bicchiere, facciamo così perché già il latte, mamma mia, latte e acqua. Io, grazie tantissimo, gentilissimi. Prendiamo la mia acqua, sì. Ok, altra acqua, basta. Andiamo sul fuoco. Ecco qui la situazione prima di metterlo sul fuoco. Giriamo bene, mi raccomando, perché non vorremmo mai che questa pappetta si attacchi, e la dobbiamo buttare, poi finiamo il latte e quindi non possiamo più farla. 4-5 minuti così, guarda, già è diventata tutta una pappa. Grazie a tutti quelli che hanno votato porridge, gentilissimi, grazie. Comunque non ho le nocciole, quindi useremo le mandorle, non vanno lo stesso. Abbondiamo perché per favore, che dite, sciroppo d'acero e cannella stanno bene? Ho trovato le gocce di cioccolato, yeah! Ecco qui il risultato finale del nostro porridge, che potrebbe sembrare anche bello e tutto, guardate qui. Non so, devo riuscire a prendere quando fai i filamenti. No, forse perché si è freddato. Ah, ecco. Vedete? Mischiamo. Wow, il cioccolato si scioglie. Queste sono le gioie della vita. Ah, sì, se non mi tolgo l'apparecchio la vedo un po' dura, comunque. Pensa se poi a fine giornata vince yogurt e frutta secca. Pazzisco. Pazzisco!
come la banana, non so se ve l'avevo mai raccontato questo aneddoto, io non la mordo, cioè completamente, altrimenti quando passate i denti nel mordere la banana diventa liscia e appiccicosiccia, che se fate così tipo diventa appiccicosa, quindi io prendo con i denti e la rompo, così rimane bella. Sto svalvolando, fatemi bere un po' d'acqua per favore, per favore. Si vede che sto temporeggiando, sì, siccome il video può durare 10 anni e mezzo, visto che tutti quelli che ho visto durano 3 minuti. Io non so che dirvi, ma a me la consistenza mi danneggia proprio tutti i neuroni. Nonostante ci siano mezzo chilo di gocce di cioccolato, la consistenza non ve la toglie nessuno. Che scema, adesso posso fare intanto l'altro sondaggio, no? Ma guarda che sono proprio... Dopo un'ora, no, mezz'ora. Mentre faccio colazione intanto vi faccio il prossimo sondaggio, ovvero che faccio? Vado in palestra o resto a casa? All'alba delle 11.07 ho fatto il secondo sondaggio, ovvero se andare in palestra o restare a casa. Fare passeggiatina, andiamo amore, andiamo, dai! Andiamo! Sì! Evviva! Abbiamo fatto la passeggiatina con Tiffany, infatti ho legato i capelli perché fuori si moriva. E ho aspettato un bel po' e mi avete stupito qui perché... Faccio lo screen. Avete votato... di rimanere a casa, cioè proprio non me l'aspettavo, io convintissima che mi avreste detto ma corri in palestra, vai, non c'è più la scelta dell'outfit della palestra, però dobbiamo scegliere cosa fare adesso. Per esempio avevo in mente intanto di chiedervi doccia o non doccia, non è poi mi rispondete non doccia, no? Con mia grande sorpresa avete votato per farmi rimanere a casa, quindi adesso ci dobbiamo adeguare di conseguenza. Faccio la doccia o non la faccio? Ho altre mille domande, speriamo non vengano troppe, però vabbè. Cioè, voi dovete decidere la mia vita per bene, non così, tre domande, ciao. Infatti ho visto alcuni video dove sono rimasta un po' perplessa, sinceramente. Hanno fatto tipo 7 stories e basta. Cioè, io sono esagerata forse. Però mi sembra che adesso quante ne ho fatte? 2? Sì, forse una decina ve ne chiederò. Però abbiate pazienza. E comunque so già dove volete andare a parare voi. Non aspettate altro che vi chieda della skincare, se mostrarvela oppure no. Intanto già me l'aspettavo, infatti non vedo l'ora di farvi vedere la mia skincare perché già mi immagino cosa risponderete. Va bene, vado a farvi il sondaggino. Allora, è l'1.02, andiamo a vedere cosa avete risposto riguardo la doccia. Speriamo che me la facciate fare, anche perché sto grondando, veramente. È l'1.03, al momento l'86% ha detto di sì alla doccia, quindi andrò a farmela e nel frattempo vi chiedo con cosa vorrete farmi pranzare. Allora adesso, prima di andarmi a fare la doccia, vi chiedo cosa mangio per pranzo. Vi lascerò 2 strisce con opzione 1, opzione 2, dove vi descrivo quello che andrò a mangiare, altrimenti non riesco a scrivervelo nel sondaggio. A proposito, non vi ho chiesto, ma i capelli li devo lavare o no, visto che li ho lavati ieri? Rispondete sempre nel sondaggino. Come potete vedere al cipollotto ero già pronta per andare a farmi la doccia e nei sondaggi stava vincendo palesemente di non lavarmi i capelli. Vado a vedere, visto che stavo entrando in doccia, ho detto almeno faccio lo screenshot. Cosa accade? Vediamo se è cambiato in questo momento, ma non penso. Ecco qui la situazione. Visto che non so se qualcuno verrà a votare o comunque non è, posso aspettare tutto il giorno, anche perché, ridendo e scherzando, si sono fatte le 2, neanche me ne ero resa conto. No, vabbè, sono troppo lenta. Faremo 2 fogliettini con scritto sì e no e andremo a sorte. Sì. No, è l'unico metodo che mi viene in mente, anche perché richiedervi delle cose perderei solo altro tempo, quindi facciamo così, accartocciamo, li lanciamo qui dietro in modo tale da non vedere più quale è sì, quale no,
anche se non me lo ricordavo già più dove l'altro, ok? E adesso mischiamo, mischiamo, mischiamo fino a che non farò la scelta. Io da una parte spero di sì, dall'altra spero di no. L'altro è caduto, ah non era caduto, ecco. E niente, ha vinto il sì. Quindi andrò a lavarmi i capelli, ci vediamo una volta docciata. Uscita adesso dalla doccia, allora, e devo andarmi a preparare il pranzo, lasciamo stare per l'orario. Comunque volevo chiedervi, vi mostro tutti i passaggi che faccio quando faccio la skincare. Eccomi qui, doccia fatta. Adesso andiamo a preparare il pranzo, anche perché sono tipo le 2:30, tra che preparo mangerò alle 3. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Ho lavato i capelli come appunto il bigliettino ci ha consigliato. E adesso vi faccio vedere, penso che lo metterò velocizzato altrimenti questo video verrà eterno, e cosa metto dentro appunto l'insalata che voi avete votato, ovvero l'insalata di quinoa. All'alba delle 3:05 mangiamo. Allora, qui ho fatto i pomodori conditi, eccoli qua. Il couscous è pronto, avete visto quanto è stato veloce? Basta mischiare un po' di couscous con un filo d'olio, lo mischiate, preparate l'acqua bollente, lo ricoprite ed è pronto. Poi coprite sopra in modo tale da non far uscire il vapore, non farlo raffreddare, e il gioco è fatto. Come al solito ho tagliato la mia insalatina. I pomodori anche li faccio sempre uguali, quindi avete 1000 watt a Yukina Day dove andare a vedere questa preparazione. Giro il tutto per far insaporire. Ho condito solo i pomodori, tanto l'insalata era poca, non serviva altro condimento. E proviamo a girarlo qui, anche se prevedo un macello, però era carino farvi vedere il tutto. Wow! Comunque scusate, prima nel video ho detto insalata di quinoa, invece era insalata di couscous. Precisa, vedete? Bello. Ed infine aggiungiamo i nostri cubetti di primo sale. Ma che bella! Grazie per questo pranzo. Fatemi sapere giù nei commenti a proposito se volete un What I Eat in a Day completamente vegano. Perché so che non tutti sono vegani, però fatemi sapere se vi può interessare come idea. Ma in tutto questo, Christian, lo dobbiamo incontrare o no? Adesso finisco di pranzare e... ah sì, vi devo fare altre domandine riguardanti la mia skincare. Eccoci qui, impostazione skincare. Scusate per l'interruzione, mi sono accorta durante il montaggio che il video stava venendo veramente lungo. Siccome la parte della skincare la volevate vedere, ho deciso di dividerla in un video che ho caricato prima di questo e che vi lascio qui in alto a sinistra nella scheda delle informazioni. Quindi per chi fosse interessato gli basterà cliccare e andare a guardare il video. Vi rilascio al Instagram Decide la mia vita. Ah, a proposito, vi ho chiesto se dobbiamo vedere Christian su Instagram e mi avete detto la maggior parte, cioè tutti, di sì, compreso lui. Quindi dopo ci vedremo con Christian, il che vuol dire che ci dobbiamo anche truccare, ovviamente. Anche perché sono felice di farlo con voi, perché non mi trucco da una vita. E anche la Soul Blooming, se voterete di usare quella, l'andremo a scoprire insieme, perché da quando l'ho comprato, ovvero il giorno della sua uscita, che non ricordo quando è stato, non l'ho utilizzata per aspettare voi. Ed ora la domanda è, la utilizziamo per realizzare il trucco che andremo a fare per uscire con Christian? Che dite, utilizzo toni caldi o toni freddi? E aspetto anche la tua risposta, amore, perché immagino che tu sappia la differenza. Ok, sondaggio fatto. Mentre aspetto le vostre risposte, direi di andare a creare la nostra base, anche perché altrimenti non affittiamo più. Un prodotto stupendo che vi voglio far vedere è la Sublime BB Cream di Puro Bio. Non le avevo mai provate fino a quando Ambra delle Muse Bio non mi inviò il campioncino dopo che feci appunto l'ordine dal suo sito. La sono andata a stendere, è stato amore a prima stesura. Sono andata nel mio negozio di fiducia
Eco Bio, dove vi porterò anche in un prossimo vlog, perché dovete sapere che il 7, se non ricordo male, sì, il 7 giugno andrò a fare un trattamento viso, mi sembra all'ossigeno, non so, poi comunque quel giorno vi spiegherò tutto meglio, quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere nessun video. Puoi usufruire dei trattamenti che organizzano molto spesso in questo negozio, a patto poi di garantire una spesa minima di tot all'interno del negozio. Inizialmente credevo fosse una spesa minima sui prodotti che ti andavano ad utilizzare sul viso durante appunto l'evento, invece no. E sapete cosa esce il 7? Esce la nuova collezione di Nabla, se non ricordo male Close Up, ma non vorrei dir cavolate. Ed ovviamente dove andranno i miei soldini se non su quelle cose? Quindi se volete giù nei commenti scrivetemi cosa volete che io compri. Ah vabbè, ma intanto se mi iniziassi a truccare no, eh? Che faccio, che non faccio? Perché la 01, quando sono andata in negozio appunto a prendere la Soul Blooming, era perfetta per me. Poi ovviamente adesso sono andata un po' a camminare, quindi ho preso il sole sul viso ed eccolo lì che già è cambiato il mio colore. Quindi che facevo? Compravo la 02 ed aspettavo di diventare di quel colore, però poi se fossi andata al mare ad abbronzarmi sarebbe bastata la 02 o dovevo andare più su di gradazione? Quindi il mio angelo custode della bioprofumeria cosa mi ha consigliato? Mi ha detto prendi la 01 e prendi la 03 in modo tale che ti puoi creare tutte le shade in base a come cambia il colore della tua carnagione, ed effettivamente non ha fatto una piega, quindi ho comprato subito ed ho seguito subito il consiglio, anche perché se ci pensate costa tipo 12 euro. No vabbè, oltretutto è stratificabile, è leggerissima, non si sente e fa una pelle stupenda. L'altra la volta in cui l'ho utilizzata, Cristian mi guarda e mi fa: amore, mi hai fatto qualcosa alla pelle? Cioè, sembra di porcellana. Insomma, Cristian non è che sia un makeup artist o che capisca quello che in realtà che intende quello, insomma, che intendiamo noi. Io ve la straconsiglio, per 12 euro intanto provate. E per 24 o 25 euro potete prendere come me sia la 1 che la 3 ed avere tutte le colorazioni dall'inverno fino a quando diventate praticamente marocchine. Adesso con la spugnetta pulita andiamo a togliere l'eccesso di prodotto. Se volevate il Instagram sceglie la mia vita da me, non avete pensato al fatto che io sia una persona logorroica, estremamente logorroica, vero? Rispondete giù nei commenti. Vado a prendere il 22 Natural di Sephora e lo vado a mettere. Non vedo l'ora di provare quello di Nabla. Sono la persona più felice del mondo. Sono la persona più felice del mondo. Comunque non vi ho chiesto se dovevo truccarmi leggera o pesante, ma visto che non mi trucco dal 15-18 ci vado giù pesante come non mai. Vado a utilizzare la Studio Photogenic HD di NYX Professional Makeup. Facciamo il contouring. Contouring come se non ci fosse un domani. Cioè è andata dappertutto sta cipria. Quando dicono, adesso capisco quando guardavo i video e dicevano no perché vanno dappertutto, ora capisco. E io, povera Gemma, che mi chiedevo, ma cosa vorrà dire? Cioè, io ho iniziato questo video stamattina, tipo alle 10. Sì, perché alle 10:10 ho fatto il primo sondaggio. E sono le 17:07. Cioè, secondo me prima di cena Cristian non riesco a vederlo. Adesso, blush. Che dite, metto questo o metto questo? Io farei un mix dei due. Facciamo il contouring al naso e poi direi di fare le sopracciglia così ce le togliamo. E infatti ci vediamo a sopracciglia fatte, perché altrimenti veramente questo video dura 10 ore e mezzo. Tornata con le sopracciglia fatte, adesso non parlerò più perché intanto di sottofondo mi sono messa qualche video da guardare. Vi farò vedere i prodotti che andrò ad utilizzare. Ah, comunque avevo fatto il sondaggio se preferivate vedere un trucco dai colori caldi o freddi, ha vinto colori caldi, almeno al momento. Thank you.
fuori, i capelli così. E che dite, li tengo sciolti o faccio un'acconciatura? Ditemi di no, vi prego. Casomai dopo ovviamente me li metto con la riga da un lato. Vediamo da un po', vi parlo direttamente dal ristorante Etiope, che come spiegavo nelle stories praticamente stava vincendo nel sondaggio. Poi giustamente arriviamo qui davanti, parcheggiamo e arriva 50-50. Vi parlo direttamente da qui perché mi stavo truccando e come avete visto, solo che poi sono andata a finire il trucco fuori camera, avevo già parlato troppo quindi non era più caso di continuare, altrimenti non mi sarei più fermata. Oltretutto era tardi, tant'è che con Christian ci siamo visti alle 8 di sera, cioè non è normale dalle 10 di mattina. Adesso stiamo qui in balia degli eventi perché stiamo aspettando, visto che ho chiesto, volete decidere voi anche la cena oppure facciamo di testa nostra? E niente, quindi stiamo aspettando, solo che ci vengono a chiedere se abbiamo deciso cosa ordinare ogni 10 secondi e quindi penso che tra un po', onde evitare una crisi isterica, decideremo noi. Ora la domanda è: vi va di decidere anche cosa mangeremo per cena oppure lasciate a noi libero arbitrio? Christian mi ha appena fatto vedere che è in vantaggio il decidete voi, quindi voi chi vota, e perciò adesso vi faccio un'altra story in cui vi dico i due piatti, cioè le due scelte, almeno poi basta che voti uno e glielo ordiniamo al cameriere, perché altrimenti qua io ho paura. Sembra la cosa più buona del mondo, questo non l'abbiamo mai provato e vi ringrazio tantissimo per aver votato proprio questo piatto. Ecco a voi quello che avete scelto, questo è lo Zilzil Tipsy e sono dadini di vitellone aromatizzati con spezie serviti su un fornelletto con amli, mentre questi sono praticamente broccoletti saltati. Poi questo è quello su cui ho barato, ovvero la crema di ceci, ma guardate qua, cioè posso farvi vedere? Cioè no, ne vogliamo parlare? Quest'altro è lo zighini, ovvero le bocconcini che voi potete scegliere se di manzo o di agnello. In questo caso noi abbiamo scelto di agnello in salsa berberè con tum tum e alicia. Guardate qui, questo è il pane tipico eritreo che io dico è fantastico, ed oltretutto questo qui lo strappate e prendete con mano tutto ciò che volete mangiare, il che rende tutto più magico. Ecco la tavolata, ecco Christian, ciao amore. Ciao amore. E non sei proprio a fuoco, però va bene. Quindi buon appetito e grazie per aver votato. Questo è come mi sono vestita alla fine, scusate ma mi ero dimenticata di riprendere l'outfit che avevate votato ed oltretutto mi sono dimenticata di fare la chiusura video. Quindi ne approfitto, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!